domanda è che finiranno di sistemare questa autostrada. Non ne posso più di suo traffico. Traffico la mattina, traffico il pomeriggio, traffico di notte, traffico in tutte le ore. Calcoli che ci arrivi dopo 5 ore magari di strada da qualche partenza, distrazione, e con suo traffico ci metti 10 ore. Ogni 3 chilometri restringono la corsia. Sex e crea il traffico, perché c'era il furgone del soccorso stradale che indicava che più avanti c'è traffico. Anche qua sulla mappa vedo che da traffico è in ritardo di 28 minuti. E qua dormiamo per mezz'ora. Vedete, scritto 30 minuti. Oh. Ho già guidato, vediamo, 5 ore 50. Guiderò altri 2 ore. Sì, dai, faccio 8 ore, 8 ore e mezza di guida oggi. Poi mi fermo, basta. Poi si riparte domani. Eccolo lì. In terza corsia. Dai, chi arriverà prima così? E comunque, la prima uscita si trova fra 9 chilometri, 8 chilometri e mezzo. In questi casi, se passa la polizia lo vede, sai che è traffico tutto, è da multare, una bella multa. Poi non so se c'è anche il ritiro della patente, però VG sarebbe Bulgaria. Comunque così è una bella multa, non si può fare, perché sulla terza corsia c'è il divieto per i camion, anche per gli autobus c'è il divieto nella terza corsia.
ormai la merce che trasporto non serve più. A parte che mi hanno caricato male, perché ogni volta che freno sento un bel botto dei bauli dietro che sbatte contro la parete del camion. Adesso tengo il video, poi vediamo se si sente anche nel video il botto quando freno. Aspettiamo. Adesso parto. Adesso devo frenare e si sentirà il botto sicuramente. Continua su A10 per 8 km. Non si è sentito, però si sente comunque. Oh, che noia. Beati quelli che stanno dall'altra parte, in quell'autostrada lì, su quel ponte lì. Perché stanno, hanno chiuso la corsia di destra, quindi diventano due corsie. Sicuramente sarà per i lavori, come sempre. Sono le 4:30. E adesso da tre corsie diventano una corsia. Perché? Perché non ne posso più di questo traffico. E sono passati esattamente 4 anni. Sono ancora in questo traffico. Comunque ragazzi, fare l'autista si diventa pazzi. Mi devo far visitare un po', perché ho perso qualche rotella. E finalmente dopo 10 anni in traffico ce l'ho fatta uscire. Mi sento invecchiato sopra il traffico. Oh, che lavoro che facciamo, che pazienza dobbiamo avere. Giuro, giuro, se era estate e con questa rabbia, con questo traffico che c'era prima, mi sarei fermato e andavo al mare. Quello vedo da qui è bellissimo. Sono quasi arrivato a Genova, quindi se era estate sarei uscito a Genova e trovavo qualche parcheggio al porto, qualche parte lì. Poi andavo a fare un bel bagnetto al mare. Tra 3 km, usa le due corsie di sinistra per prendere l'uscita A26 verso Alessandria, Milano. Va bene. Sarà fatto.